Minuto 64, che è una Catania che sulla carta ha avuto finora le migliori occasioni tra primo e secondo tempo. Vediamo la reazione della Siracusa. Attenzione perché c'è Barrette, possesso di palla, l'auto di sinistra del campo, cambia il piede e la gol del Siracusa. Il gol della Siracusa, gol mancato da parte del Catania. E Scardina con il supporto di Valente dalla sinistra mettono il pallone centrale in fondo alla rete di Pisseri. Minuto 65esimo, il Siracusa va in gol, azione diciamo da manuale. Valente sulla versante di sinistra lo guarda alla distanza Parisi, così come aveva fatto davvero in tutto il primo tempo, ne avevamo parlato. E poi là davanti Filippo Scardina non sbaglia. Diciamo che Bergamelli si è fatto fregare, a prescindere che Parisi poteva fare ben poco, ma lì è Bergamelli, non che c'è dubbio. Bergamelli